di recente, sul social un ex vippona è stata pesantemente insultata. Ecco perché, di chi si tratta e qual è stata la sua reazione. Da un po' di tempo a questa parte, si parla spesso di accettazione di se stessi. E, di conseguenza, anche della cosiddetta body positivity e di come imparare a volersi bene in maniera incondizionata. Tuttavia, malgrado la grande attenzione circa tale tematica, gli episodi di bullismo ed insulti gratuiti, specie sui social, non accennano a diminuire. Gli hater, infatti, continuano ad esistere, e a dispensare opinioni non richieste sull'esteriorità altrui che possono fare molto male a chi le riceve. Tutti possiamo essere delle potenziali vittime di bullismo, nessuno escluso. Ma in special modo lo sono coloro i quali si espongono tramite web e profili social e, ovviamente, i personaggi del mondo dello spettacolo. Questi ultimi, da anni combattono per sensibilizzare le persone su tale argomento, anche perché molti di loro, seppur in diversa misura, sono stati oggetto di pesanti critiche e insulti da parte di terzi. Si tratta di un fenomeno sempre molto attuale, anche troppo, e non tutti sono in grado di farsi scivolare addosso le cattiverie che si sentono e si leggono sul proprio conto. Per fortuna, però, c'è chi ha imparato a farlo, proprio come la celebre ex vippona la quale, di recente, ha condiviso ciò che le è accaduto tramite il suo account Instagram ufficiale. Scopriamo insieme, a tal proposito, tutto quello che c'è da sapere. Ex vippona pesantemente insultata, la sua risposta è esemplare. I social sono un mezzo di comunicazione molto potente, sia nel bene sia nel male, motivo per il quale bisognerebbe utilizzarli con molta, molta attenzione. Al contrario, purtroppo, i commenti denigratori sotto i post sono all'ordine del giorno e chi li rilascia, evidentemente, non si cura del fatto che le sue parole potrebbero creare danni molto seri nella mente di chi li riceve. Anche la conduttrice, influencer ed ex vippona Giulia Salemi, di recente, ha avuto a che fare personalmente con un caso del genere. Quest'ultima, per fortuna, ha saputo reagire alle critiche ricevute nel migliore dei modi. La risposta di Giulia, da lei stessa condivisa in una Instagram story accanto a uno screen del messaggio di insulti ricevuto, deve servire da monito a tutti noi. Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza, sì, certo, leggere cose simili sul proprio conto non fa di certo un bell'effetto, ma ciò che deve darci forza in questi casi è che tali parole arrivano da persone fondamentalmente sconosciute, e che non sanno assolutamente nulla sul nostro conto. Noi, per contro, sappiamo chi siamo. Conosciamo il nostro passato, e abbiamo ben fisso nella nostra mente il percorso che abbiamo fatto per arrivare dove siamo oggi e per diventare le persone che siamo. E dobbiamo esserne fieri e orgogliosi sempre, perché il sorriso e la consapevolezza di noi stessi sono le armi migliori contro invidia e cattiveria. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un'apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, ha affermato l'influencer.